Ok, ragazzi, dopo che Vladimir Putin ha parlato per più di 30 minuti del Medioevo russo a Carson Tucker, ormai tutti i governatori russi si sentono esperti di storia. E quindi anche il governatore di Kaliningrad si sente in dovere di spiegare alla sua platea perché la NATO ha dichiarato guerra alla Russia. Vediamo la clip. Kant è uno dei punti di arrivo della civiltà occidentale. Kant, stiamo parlando del grande immortale Kant, il terzino riservista del Milan negli anni Ottanta. Potrei anche essere d'accordo con te. Se noi vogliamo найти canonicamente, quasi inimmaginabile, superpopolare, Se vogliamo trovare la cronica e praticamente inattaccabile super autorità popolare del mondo occidentale, dobbiamo rivolgerci a Immanuel Kant. Una pubblicità alquanto discutibile definisce Kant come il padre di praticamente ogni cosa. Veramente no, il soprannome padre di ogni cosa spetta di diritto a Odino, che è un personaggio della Marvel. È il padre della libertà, dell'idea dello Stato di diritto. Del nazionalismo, dell'Unione Europea e perfino delle Nazioni Unite. E quando la guerra è responsabilità di Immanuel Kant, che ha concepito tanto il nazionalismo quanto l'Unione Europea e le Nazioni Unite, che cosa potrà mai andare storto? Ok ragazzi, ve la faccio breve. Immanuel Kant per tutta la sua vita si era posto quattro grandi domande. La prima era: che cosa posso sapere? La seconda: che cosa posso fare? La terza invece è: in cosa posso sperare? E la quarta, la gran visiera di tutte le domande, è: che cos'è esattamente l'uomo? Ecco, se Immanuel Kant avesse avuto la possibilità di conoscere la classe dirigente russa di oggi, avrebbe avuto la sua risposta. Un bippo è l'uomo, ecco che cos'è! E naturalmente, se Vladimir Vladimirovich Putin si fosse posto seriamente le prime tre domande, avrebbe avuto anche lui le sue risposte, soprattutto alla domanda: che cosa posso fare? Non certamente la guerra all'Ucraina, e in cosa posso sperare con il bippo che arrivi a Kiev in 3 giorni? E la parte tristemente divertente consiste nel fatto che nessuno tra il pubblico del governatore manda il suddetto governatore laddove dovrebbe essere mandato. Chiusa questa parentesi filosofica, propagandista, senza il minimo senso, ma oggi siamo eclettici perché devo correre in consiglio comunale, troviamo un'altra nostra vecchia, letteralmente vecchia, conoscenza. Vi ricordate quelle anziane signore che supportano Putin sempre, comunque, ovunque, a prescindere? Ebbene, adesso almeno una di loro, la rossa caliente, si è presa una cotta per Carlson, e cioè per il cancarlo Pravettoni americano. Vediamo brevemente la clip. Россию прилетел Карлсон. По телевизору все говорят Карлсон, Карлсон, Карлсон. Carlson è arrivato in Russia, alla TV tutti parlano di Carlson, 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 il che è assolutamente vero. Nella TV russa i propagandisti russi ancora oggi hanno la tendenza a presentare l'intervista di Vladimir Putin a Carlson come un evento epocale, anche se in realtà palesemente non lo è per un'infinità di motivi. Primo fra tutti il fatto che Putin ha parlato
a ruota libera virtualmente di tutto quello che gli passava per la testa, e quello che gli passava per la testa era principalmente la storia medievale russa. Viceversa, Carson, da parte sua, avrebbe voluto parlare del complottismo che gli sta tanto caro, ma ovviamente non ne ha avuto la possibilità. Il risultato dell'intervista è alquanto grottesco, anche se i grandi figli di Putin non se ne rendono. Quando Carson passerà a visitarmi, lo sto aspettando da così tanti anni. E che ci crediate o no, questa signora non ha tutti i torti, perché sono almeno 2 anni, e cioè dall'inizio dell'operazione militare speciale, che la propaganda russa esalta Carlson. Per i russi, Carlson, che in realtà è un povero complottista, che ha causato un danno non indifferente alla Fox per cui lavorava, perché fra i vari complotti che ha sostenuto c'è quello classico secondo cui le macchinette per il voto elettronico degli americani sono tutte truccate, che ha comportato il trascinamento della Fox in tribunale da parte di detta società che cura le macchinette per il voto, e poi la condanna della Fox ad una somma più vicina agli 800 milioni di dollari che ai 700 milioni di dollari, non di rubli. Quindi potete capire come Carson possa essere un eroe soltanto in Russia, dove viene dipinto come cavaliere senza macchia né paura che combatte il sistema americano. Ma che in realtà tra poco, se mai Fox dovesse andare a battere cassa da lui, beh, potrà soltanto rifugiarsi in Russia e alla pari di un Depardieu qualsiasi. Carson, prendete scarica mia! Cucù mai mangi! Carson, dove sei? Vieni a casa mia, dove sei, mio bellissimo ciccino? Ragazzi, lo so che non mi crederete, ma questa è una delle rare volte in cui sono felice di essere brutto e antipatico. Passiamo poi ad esaminare la classica trasmissione di propaganda con la sua rubrica Il nemico della settimana. Nel caso specifico abbiamo un doppio appuntamento. Il nemico della settimana è da una parte Zelensky, che ormai per la propaganda russa conta praticamente zero, e il primo ministro, o meglio il presidente tedesco. Ну и Зеленский сегодня решил, что фюреры должны держаться вместе. Сообщил, что в конце следующей недели собирается посетить Германию. E così Zelensky ha deciso che i due Führer dovevano stare insieme. Infatti, la scorsa settimana ha comunicato che sarebbe andato in Germania proprio nel weekend. E anche questo dettaglio è divertente. Se ci pensate un attimo, Vladimir Putin ha neutralizzato tutti i suoi oppositori, che sono finiti agli arresti o sottoterra. Ultimamente si è un pochino ammorbidito. Quindi la biondina giornalista che voleva candidarsi contro di lui non è stata arrestata. Gli è solo stato impedito di candidarsi, è stato molto più umano rispetto al solito, si sta rammollendo, con l'età sta diventando più buono. Poi ha creato la Junarmija, che è sostanzialmente l'equivalente della Jugendlegend hitleriana o come si chiama. Naturalmente ha riscritto tutti i libri di storia come un tizio con i baffetti da sparviero qualunque. Insomma, ha eliminato tutta la concorrenza. C'è soltanto lui e le sue industrie di Stato, esattamente come il tizio con i baffetti, per cui tutti gli industriali dovevano essere suoi amici o 2 metri sottoterra, e infine se la sta anche prendendo con quelli che hanno un orientamento bipale diverso da quello standard, esattamente come aveva fatto la sua controparte negli anni 30 e primi 40 in Tedeschia. Poi, ragazzi, non parliamo del fatto che ha iniziato anche a giustificare l'invasione della Polonia, e allora ci sta, il parallelo diventa evidente, ma per qualche strana ragione, che si chiama mantenere la testa attaccata al collo, secondo i propagandisti russi, il Führer è Zelensky oppure il cancelliere Scholz. После встречи с Шольцем Зеленский опять собирается выступить на Мюнхенской конференции. Я просто напомню, что ровно 2 года назад. Dopo questo colloquio, Zelensky parlerà alla conferenza di Monaco. Di nuovo, l'aveva già fatto 2 anni fa.
назад его выступление в Мюнхене относительно ядерного оружия на Украине. Он тогда говорил: «Восстановим ядерный арсенал на Украине, Запад нам поможет». Il suo discorso riguarderà le armi nucleari in Ucraina e alla fine dirà: noi ricostruiremo il nostro arsenale nucleare. Ecco, a questo proposito sarebbe il caso di ricordare che gli ucraini cedettero tutto il loro arsenale nucleare ai russi in cambio della promessa che questi mai e poi mai li avrebbero attaccati. Questo succedeva più o meno 30 anni fa. Da garanti a questo accordo fecero Gran Bretagna, Stati Uniti e credo Francia. Ora non ne posso essere sicuro sulla Francia, ma fatto è che proprio in base a questa promessa, a questo accordo internazionale siglato dai capi di Stato di quell'anno, di quell'epoca, che oggi l'Ucraina gode della protezione degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Questo si chiama rispettare i patti. Viceversa, la leggenda metropolitana che sbandiera Vladimir Vladimirovich ogni due per tre circa la NATO che si espande a est quando aveva promesso il contrario è per l'appunto una leggenda metropolitana. Non c'è alcun accordo internazionale in tal senso. Poi il presentatore dice che l'Occidente aiuterà Zelensky a ricostruire il suo arsenale nucleare. Francamente mi sembra improbabile, non siamo né attrezzati né orientati in tal senso. Ma certamente se Trump dovesse vincere le elezioni e dire mi riprendo le mie testate, potremmo cambiare idea, perché sinceramente nessuno di voi ha voglia di essere la prossima Ucraina. Фактически стало спусковым крючком к началу СВО. То есть в этот раз может наговорить на начало третьей мировой. Может не пускать? E questa volontà di riarmarsi è stato il fattore scatenante dell'operazione militare speciale. Ora magari diventerà il fattore scatenante della terza guerra mondiale. Ecco, sì, parlano i russi che a Kaliningrad ci tengono delle testate nucleari. Testate nucleari che si trovano a meno di 150-200 chilometri da almeno 6 capitali europee. Quindi di cosa stiamo parlando? З 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав-гарантій, гарантів Будапештського меморандуму. Тричі. Questo è un video che risale verosimilmente al periodo di uno degli accordi di Minsk. Zelensky dice rapidamente che ha già provato 3 volte a raggiungere un accordo con la Russia, ma non ha mai funzionato. Anzi, secondo i russi, questo è un discorso tenuto alla conferenza di Monaco del 2022, cosa che a me sembra un pochino strana, ma magari la conferenza si è tenuta per l'appunto prima del febbraio 2022. Quindi può essere. Zelensky, detto fra parentesi, veste alla militare da quando l'Ucraina è in guerra e non ha mai più indossato giacca e cravatta. І, до речі, безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я як президент вперше, але і Україна. Ogni precedente tentativo è andato a vuoto. Io ora, come presidente, proverò per la prima volta e vi garantisco che sarà anche l'ultima. І я робитиму це востаннє. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Ho iniziato le consultazioni nel quadro del memorandum di Budapest. Скликати їх доручено міністру закордонних справ, якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде. E ho dato istruzioni al Ministero degli Esteri per porre in essere l'estremo tentativo. Ripeto, se dovessero fallire o non dovessero dare i risultati sperati, буде гарантії безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює. Sotto il profilo delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, perché Zelensky iniziava a sentire il peso della situazione, evidentemente, si parla letteralmente di 2 anni fa, quindi si stava avvicinando l'inizio della guerra e l'ammassamento delle truppe russe, considererò chiusa l'esperienza. Anzi, perdonatemi, testualmente dice: considererò il memorandum di Budapest come non operativo, non funzionante, cioè che non porta ad alcun risultato. Perdon- e усі пакетні рішення 94-го року були поставлені під сумнів. E riconsidereremo tutte le decisioni del 1994.
I russi di solito si dimenticano di ricordare che avevano già invaso la Crimea e il Donbass. Quindi si tratta, come al solito, della solita propaganda. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Anche qui la TV russa cerca un nemico e lo identifica ovviamente in Zelensky, brutto e cattivo, che dice che il memorandum non funziona. E grazie, gli avevi occupato praticamente due regioni e te ne sei annessa una pronti via, non mi stupisce che non funzioni e che Zelensky cerchi di difendersi. E voi cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video, va da sé che potete e dovete iscrivervi, attivare la campanella, condividere i link sui social che frequentate normalmente e lasciare un mi piace grande e grosso. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.